Se la prossima volta che camminate per strada per caso vi capita di vedere una chiavetta USB uscire fuori da un muro, non toccatela, non provate ad estrarla dal muro, a romperla e forse non dovreste nemmeno provare ad attaccare il vostro computer per vedere che cosa c'è dentro. Si chiamano dead drops e nel mondo ce ne sono più di qualche migliaio. Vere e proprie chiavette USB che nell'era del digitale permettono di scambiare file offline. Cosa significa questo? Che potenzialmente dentro potrebbe esserci veramente di tutto, anche ciò che forse sarebbe meglio non vedere. Prima di cominciare a parlarvene però, dato che molti che guardano i miei video non sono iscritti al canale, vi invito a iscrivervi per non perdervi tutti i video successivi a questo e a lasciare un mi piace per supportare il canale ed un commento se per caso vi è mai capitato di vederne uno in giro o anche solo per farmi sapere che cosa ne pensate. Ma come nasce una dead drop? E soprattutto come funziona? Che cosa succede quando ci inserisco un computer o anche uno smartphone, magari attraverso un adattatore? Partiamo dal principio. Ci sono alcune regole semplici che vanno seguite. Innanzitutto, le dead drops devono essere in dei luoghi pubblici e libere a tutte, quindi che non sono protette nemmeno da password o cose del genere. Quando vengono installate, vengono inserite letteralmente all'interno di una fessura, all'interno di un muro, per esempio, che poi viene cementato, lasciando spuntare solamente la parte finale della chiavetta USB. Se ne possono trovare in muri, pali, lucchetti, davvero in ogni parte. E come vi dicevo, la cosa assurda è che chiunque può accedervi, scaricare i documenti, i file che ci sono all'interno senza alcun bisogno di password né tantomeno di wifi, perché è una rete di condivisione offline. Nel mondo se ne contano più di 2000 e di file al loro interno superano di gran lunga i 70.000 GB. Quindi capite bene che è una rete già bella consistente. Cosa succede quando si inserisce un dispositivo a questa chiavetta? Inizialmente, se la chiavetta è nuova, dovremmo trovare un file README, un file di testo con scritte delle informazioni che colui che ha installato per primo questa chiavetta ci vuole dare. Dopodiché potrebbero esserci dei file e trattandosi di file inseriti in una chiavetta USB e di scambi che avvengono in maniera offline, potrebbe esserci veramente di tutto all'interno. Ecco perché bisogna prestare la massima attenzione, ma a questo ci veniamo dopo. Comunque, fatto sta che ogni persona che cammina in un luogo pubblico e trova una di queste è liberissima di collegarci il proprio dispositivo e non solo di scaricare i file all'interno, ma anche di caricarli e farli trovare così alla persona successiva che va a collegare il proprio dispositivo. Ma perché sarebbe meglio non farlo? Già molti di voi potranno immaginare la risposta. Come vi dicevo prima, dentro potrebbe esserci di tutto. E ovviamente nulla esclude che ci possano essere anche dei virus. Esistono infatti dei modi per attaccare dei virus a dei computer semplicemente inserendo delle chiavette USB. C'è anche un grande rischio che possa essere installato un keylogger che vede ogni singola cosa che digitiamo sulla tastiera. Questo e chissà quante altre cose ancora. Attenzione però, non vi sto dicendo che ogni chiavetta è infetta e abbia degli scopi malevoli. Vi sto solo dicendo che se io ne dovessi mai trovare una attaccata ad un muro, beh, molto probabilmente eviterei di attaccarci un computer e lo stesso lo consiglierei a voi. Pensate che il progetto è iniziato nel 2010, a New York precisamente, dove un artista ha deciso di installare le prime 5 chiavette USB. Da lì poi è stato un susseguirsi e queste chiavette sono state installate anche da altre persone, ovviamente, in tutto il resto del mondo. Pensate che esiste anche una vera e propria mappa dove si può vedere dove sono state installate queste chiavette USB. Ce ne sono alcune, perfino installate in luoghi remoti come isole. Tra l'altro ce ne sono alcune anche qui in Italia. Ovviamente può capitare che alcune vengano murate o rimosse. Io personalmente ho notato anche che ce n'è più di qualcuna vicino a casa mia. Però, per sicurezza, non ci inserirò i miei dispositivi. Vi ripeto, non è che queste chiavette USB nascano con uno scopo malevolo, però è chiaro che essendo pubbliche e proprio il concetto di dead drops dà la possibilità di trasferire i propri file, dà la possibilità di scaricare e caricare qualsiasi cosa all'interno di esse, è chiaro che una volta che colleghiamo un dispositivo, beh, ce ne assumiamo le responsabilità. Ed essendo io un tipo che è parecchio cauto, personalmente lo eviterei. Anche se ammetto che un non so che di curiosità ce l'ho. E penso anche che sia un'iniziativa figa in realtà, se usata nel modo giusto. Un po' come tutta la tecnologia.
se ci pensate. Detto questo, il video giunge qui al termine. Sono molto curioso di sentire il vostro parere, di sapere che cosa ne pensate a proposito delle dead drops. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e se vorreste un ulteriore approfondimento. Iscrivetevi al canale per non perdervi i video successivi e noi ci vediamo con la prossima connessione. Grazie a tutti.